Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento offerto da WeBank. Mi chiamo Pietro Fraio, sono consulente finanziario di Banco BPM e di WeBank e oggi diamo il bentornato dopo le vacanze estive a Luigi Pangia. Buongiorno Luigi. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Appuntamento dedicato all'analisi volumetrica. Insieme a Luigi cercheremo di imparare un approccio all'avvicinamento, al trading, all'approfondimento più che avvicinamento, perché sono comunque concetti sempre abbastanza profondi. Quindi daremo uno sguardo sia agli indici, sia ai singoli titoli e anche a vostra richiesta. Poi, tra l'altro, Luigi, ti dico subito che mi hanno già fatto qualche domanda da farti Perfetto. prima, addirittura, quindi abbiamo già del lavoro da fare. Allora, prima di cominciare, vado in condivisione per riprendere brevemente il disclaimer e ricordare che il seguente video può contenere informazioni e opinioni relative a strumenti o prodotti finanziari, ma che tali informazioni e opinioni vengono fornite a scopi meramente informativi e didattici e non costituiscono in alcun modo un consiglio o una raccomandazione all'effettuazione di un investimento o di un disinvestimento. Cosa voglio dire con questo? Che noi non conosciamo la vostra propensione al rischio, liquidità, composizione di portafoglio, stili di trading, soglia di sopportazione del dolore e tutto ciò che riguarda gli investimenti e il trading. Quindi, rivolgendosi, tra virgolette, ma neanche troppo, a un pubblico indistinto, non ci permetteremo mai di consigliare l'acquisto o la vendita degli strumenti finanziari che andiamo ad analizzare. Tutto quello che diremo saranno esclusivamente opinioni personali di chi vi sta parlando, sia che siano giuste, sia che non lo siano. Bene, rimango sempre in condivisione, la riprendo, per dire che potete farci le domande o chiedere i titoli che volete. Che Luigi analizzi per noi sotto il punto di vista Assolutamente. volumetrico, in modo tale da andare a scovare un po' come sono messi i volumi e quindi dargli un'interpretazione. Potete utilizzare la chat di YouTube come al solito, potete utilizzare se siete su Facebook anche i commenti di Facebook o alternativamente, anzi prioritariamente, potete utilizzare il mio numero di WhatsApp, il 347-9196-884, se volete memorizzarlo. Vi serve non solo per fare le domande durante il webinar, ma anche per tutto ciò che riguarda il trading con WeBank. Ma ciò che riguarda il trading con WeBank lo scopriremo tra un po', lo ricorderemo tra un po'. Allora, se siete, dimentico sempre, in diretta su Facebook, in particolare lo siete dal mio profilo professionale, state guardando la diretta da qui, vi ricordo che c'è il pulsante di WhatsApp e potete farmi la domanda anche direttamente da qui. Detto questo, allora interrompo la condivisione per introdurre, visto che siamo al primo appuntamento stagionale con Luigi, per magari chi fosse la prima volta che lo vede, per capire quello che fa lui, e poi la riprendo per entrare nel vivo e vedere qualcosa di interessante e poi chiedere cosa ne pensa al nostro Luigi. Luigi Sì. è cliente di WeBank da 10, no, 9 anni, era il 2012. Cliente di WeBank, formatore di WeBank, specializzato da un bel po' di anni ormai, in particolare sul trading volumetrico. Lui utilizza, come altri relatori o clienti, anche dei tool esterni volumetrici, ma Sì. questo non è in conflitto di interesse, nel senso che lui li utilizza perché gli servono una determinata strumentazione aggiuntiva, e quindi, ma sono tool che spiega e che qualcuno potrebbe ritrovare con gli stessi indicatori, lo stesso approccio anche su qualsiasi altra piattaforma volumetrica. Quindi Esattamente. lui si avvale, no? Possiamo dirlo, della ninja a Assolutamente. livello di analisi e dopo poi, soprattutto per quanto riguarda gli indici, sulle azioni un po' meno, sulle azioni va direttamente sulla Sì, T3, con lo andiamo su stesso T3. approccio, quindi allo stesso approccio su due piattaforme differenti. E cosa cerchiamo di fare?
in questa ora insieme. Cerchiamo di imparare il suo approccio, il suo modo di vedere i mercati, la sua oggettività in particolare, in modo tale da capire come stanno messi effettivamente, in modo tale da vedere la parte non in superficie dell'iceberg, esatto. possiamo chiamarla sì, sì. Così. Perfetto. Allora, Nicola, sì Nicola, perché ci ha salutato Nicola in chat, quindi saluto okay. Nicola, ho avuto un refuso. Allora perfetto. Luigi, io partirei da una situazione di indici, abbiamo avuto un calo, si vede bene sull'S&P 500, vado a prendere un grafico giornaliero semplicissimo, no? Assolutamente. In modo tale da introdurre la cosa, abbiamo avuto una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette minimi consecutivi, no? Sì. Quindi questa potremmo già definirla una correzione. Lo stesso, quindi una debolezza che sull'S&P 500 ovviamente si riflette su tutto il mondo, ma secondo me non Secondo è. te? Secondo me, per il momento non è una situazione, cioè è una struttura di mercato che va mantenendosi. Come mi è già capitato di dire nel corso del 2021 e inizio del 2021 qua, la struttura di mercato è questa. Banalmente questa è la media mobile a 50 sull'S&P 500, no? E ha sempre fornito un buon supporto. Anche al largo in quest'ultimo giro, proprio graficamente Sì, semplicissimo, sì. poi dopo andiamo ad analizzare dal punto di vista volumetrico, è solo per introdurre la cosa. Certo. E anche qui si è avvicinata, non l'ha toccata, potrebbe toccarla, qui lo dico e qui lo nego, secondo me non la toccherà, però non sa mai. Se vado a prendere il FTSE MIB, che è di solito, no? Quello un po' più debole, quello un po' più bistrattato, quello che negli anni ha avuto. In realtà non ha una struttura di mercato del corso del 2021 che sia così difficile, diversa dall'S&P 500, se vogliamo Infatti. andare a guardare semplicemente la sua media mobile a 50 periodi, no? In questo caso lui l'ha baciata, come si suol dire in gergo, e adesso poi c'è stato un rimbalzo, anzi l'ha baciato due volte, c'è stato un rimbalzo. Se prima di passarti la condivisione, vado a prendere un grafico di ampiezza, perché anche io utilizzo siti esterni, no? Per andare a vedere, a fare anche altri studi. Questo è un grafico ad ampiezza, in particolare che parla dei volumi sul NISE. Questo è il grafico dell'S&P 500, come abbiamo visto fino ad ora. Questa è la sua media mobile 200, c'entra poco. Nella parte bassa ci sono i volumi di tutte le azioni al rialzo, degli asset al rialzo, fratto i volumi degli asset a ribasso sul NISE, New York Stock Exchange, quindi non solo S&P 500, ma proprio tutto ciò che è negoziato. Nella parte bassa il rosso è il contrario, i volumi a ribasso fratto i volumi a rialzo, e ho tirato delle linee qua. Spero che si vedano, lo spieghiamolo bene. Quando questo rapporto, il volume a rialzo diviso quello a ribasso, il volume a ribasso diviso quello a rialzo, è superiore a 9, no? E comunque già a agosto, no? Luglio, scusate, ma anche ad agosto, anche se è impercettibile, hanno tirato passatemi in termine, delle sleppe di volumi al rialzo mentre saliva, no? Mentre saliva e mentre correggeva, le sleppe di volume al rialzo non indifferenti. Quindi, tolgo la condivisione così magari la vuoi prendere tu. Secondo me, qui lo dico e qui lo nego, un'opinione che è fallace, poi sarebbe anche come lanciare una monetina, secondo me questa correzione potrebbe anche essere già finita. Però Ora, dacci una mano tu, così assolutamente. partiamo dall'S&P 500, Sì, giusto? assolutamente, perché sappiamo che lo stesso traina tutto il mondo più o meno, quindi partiamo appunto dall'S&P 500. Allora, come hai detto ben te, il daily
Il daily presenta una price action ovviamente rialzista, ok? Ogni pivot testato prima è tenuto, però sotto il profilo volumetrico la parte sottostante al pivot precedente, ok, è la parte distributiva della macro distribuzione. Quindi questo pullback che arriva sempre al pivot precedente e guardate, fa sempre la stessa cosa, Questo è l'ultimo, uno, sì, due, esattamente. sì, fa sempre la stessa cosa, ok? Sì. Tutta questa roba è fase distributiva, distributiva significa che il prezzo andando su e giù lascia scambiando tracce volumetriche, tracce di volume profile, ok? Sappiamo pure che esiste il market profile, ma quella è un'altra cosa, perché è un profile basato sul tempo. Noi invece analizziamo il profile al momento che scambiano i volumi in quel momento, ok? E gli istogrammi sono prodotti non in base al tempo, ma in base ai volumi scambiati. Quindi, che succede? Questa parte, analizziamo questa parte, ok, che ha portato ancora ai massimi assoluti dell'S&P 500, ok? Se io vado a tracciare, qui andiamo un po' più, oggi faccio un po' di formazione più nel dettaglio. Se io vado a tracciare un pochino questa salita fino a questa candela che esegue il massimo, sotto il profilo volumetrico, ok, guardate un attimino che cosa succede. Allora, questo profile che inizia da qui sotto, nella sua salita massima, e lo porto alla candela massima, eccolo, ha sviluppato questa distribuzione, ok, che vederla adesso, ok, dice, e questa mo sarà un assorbimento perché il prezzo è sceso, ma questa massa di volumi, di contratti che è stata piazzata qui, io dico piazzata, ma in realtà è scambiata perché tutti questi volumi dovevano fare lo stesso lavoro che hanno fatto questi, ok? Perché anche qui ci sarà una skew di profile, anzi ve la faccio proprio vedere. Anche qui c'è una grande skew di profile, vedete? Che dopo è andata su, non è rientrata giù. Qui ha eseguito il ritracciamento. Ma questa fase laterale eseguita ai massimi e poi subendo questo ritracciamento mi fa capire che è in essere una fase distributiva, ok? Macro. Ciò vuol dire che lui può andare a testare tutta la sua macro distribuzione, perché ho iniziato da più lontano, per andare nel piccolo, ok? Quindi la sua fase distributiva dell'S&P 500, una volta che ha lasciato questi prezzi, ok? Inizia la sua fase di aggregazione dei volumi, dei contratti, arriva da 4.400, ok? E simmetricamente la va a splittare in due zone ben precise, ok? Quindi queste due zone ben precise vado a vedere che sono tecnicamente sbilanciate. Ciò vuol dire che se i volumi vogliono andare sul bilanciamento del 70%, ok, significa che dovranno scambiare volumi per accettazione di area nel range trading che va da 4.400 in su, ok? Quantomeno ai 4.510, quello è il prezzo, ok? Ma in questo range trading abbiamo delle sottodistribuzioni, ok? Che potrebbero fermare per ritracciamento, ok? Oggi abbiamo il dato dei consumi, l'inflazione americana, gli indici dei prezzi al consumo, quindi c'è un po', diciamo, questa notizia che Inflazione che è potrebbe, il sì, market mover più market esattamente. mover in questo momento, no? Quindi sicuramente dobbiamo tener conto di tutta questa roba, perché veramente oggi ci sarà o da ballare andando giù, o effettivamente inflazione costante. Si sale, secondo il mio parere, secondo la mia idea, ecco, secondo la mia idea. Quindi tutto il ritracciamento che è in essere, questa price action, che se la vedi dall'alto è semplicemente un ritracciamento per continuazione long, adesso dobbiamo vedere bene se nel momento in cui esce il dato
vanno a toccare i massimi per intrappolamento buy, perché questo potrebbe succedere, e frenare il prezzo e quindi ritornare in macro distribuzione. Ciò non vuol dire che questi scenderanno. Attenzione, io non sto parlando di un reverse macro, ma sto parlando semplicemente di una condizione di mercato che è macro distributiva. Mentre prima andavamo in ritracciamento distributivo al pivot, ok? Adesso potrebbero estendere la loro distribuzione. E il volume profile ci dice più o meno, intraday parlando, dove potrebbe andare a parare il prezzo per tanti fattori, tra cui il nostro benemato VIX. Ok? Se avete fatto caso, venerdì sera l'S&P ha chiuso sui minimi, ok? Pur non avendo nessuna notizia particolare, eccola qua, ha sparato all'insù e poi se ne è venuto giù. Aumentato il VIX, vabbè, e si scendeva e tradava sui minimi, è chiuso quasi ai minimi, senza un motivo reale, perché Perché? adesso no, perché dovevano arrivare alla base distributiva del pivot per poi decidere adesso. Vediamo un attimino il dato e vediamo come entreranno e come lavoreranno i volumi in base pure alla distribuzione. I nostri parametri giornalieri intraday ce li abbiamo tutti i giorni su tutti gli strumenti perché sappiamo cosa abbiamo, dobbiamo andare a guardare per capire se l'estensione dello strumento è arrivata, se i volumi tradati per quello swing sono abbastanza, diciamo, efficienti per poter trattenere quella distribuzione up, posizione dei vari POC, dei vari strumenti per capire come spostano, diciamo, anche gli istituzionali, le famose maniforte dove vanno a piazzare i loro volumi per continuazione o per rigetto, se è intrappolamento, perché non dimenticate che un click può muovere 100 contratti, ok? 30 click e parlo di trade, ok? Anche se in minor entità possono portare il prezzo giù su con pochi volumi, mentre uno lo può fare andare giù di tanti volumi e quindi andare giù di parecchio, ok? Pochi click possono riportare il prezzo su e questa ti confonde, anzi ci confonde, mi ci metto pure io dentro perché non sono esente da questa manipolazione, ci fa percepire il mercato totalmente al contrario, ok? Adesso è entrato un big trade sull'S&P, lo guardate, adesso lo vediamo nel dettaglio, ecco qua questo pallino celeste. È un big trades buy in quel momento ci sarà una bella quantità, anzi lo vediamo subito per capire un attimino quanti contratti hanno tradato, 325 contratti in questo big trades, 325 contratti il prezzo non si è mosso, cioè non so se rendo l'idea, 325 contratti il prezzo non si è mosso proprio, ciò significa che c'è stato qualcosa lì che non va, quindi bisognerebbe andare a vedere nel micro del time and sale, qual è stata la risposta a quel 325? Adesso che può essere successo? 325 in entrata buy, ok? Ma il proseguo non c'è stato, cioè sparo 325, faccio il movimento da 325 sperando che in sell, in ask ci siano contratti, ok? Da poter comprare per questi 325, ma se io qua lui spara 325 e ci saranno 330 contratti in modo frammentato, ok? Il prezzo non si muoverà mai. Vedrai semplicemente nel time and sale un floating di ordini e basta. Risultato? Il prezzo non si è mosso. Capito? Quindi tutta la particolarità dell'azione del prezzo. Cioè, bisogna conoscerla, ecco, bisogna capire C'è più o Gilberto meno. che ci chiede che Sì. cosa vuol dire intrappolamento, così lo chiariamo una volta per Significa tutte. che tanti contratti scambiati su quel livello, ok, non vengono consumati, bensì loro tentano di breccare il livello, ma la forza contraria, in questo caso responsive buy, è talmente aggressiva che non gli darà il tempo né di chiudere né di far niente, quindi loro resteranno al mercato sperando nello short, ma intanto il mercato se ne va long, ok?
È come quando cerchi di sfondare una porta, ma non ci riesci. Assolutamente. Eccolo qua, dall'order flow lo vediamo in modo molto chiaro, ecco. Ad esempio, questi 483 contratti scambiati agli ultimi livelli, ok? Questi quattro avevano la volontà di andare su, ok? Ma questi 483 contratti nel delta suo, che sono meno 22, e già esegue una divergenza in livello di prezzo, se voi guardate, lui esegue un massimo assoluto rispetto al massimo relativo precedente, ok? Ma con il delta di candela negativo. Questo non deve essere preso come segnale di inversione, ma ti dà l'idea che vanno su, ma la potenza dei buy per andare oltre non c'è. Loro quasi sui massimi hanno eseguito 483 contratti che però sono risultati nulli. Forse qui dentro, no, qui dentro stiamo qua, ma da qualche parte qua, forse qua, ci sarà il nostro 325 contratti, capito? Che però, come vedi, quello su, è fermo quindi, su. Quindi anche dimmi, quello su, sul massimo, un intrappolamento, no? Assolutamente sì. Sì, è un trap order spy, assolutamente, okay? Altrimenti, però, dobbiamo anche considerare l'aggressività. Quelli in blu hanno una percentuale in aggressivo che ti fa capire dove la direzionalità del prezzo potrebbe andare. E quindi sì, e si capisce tantissimo, ti dà l'idea, supporta la tua idea di trading. Poi, se hai una capacità di lettura del volume profile così ben acquisita, diciamo, che è tua, tu sai se il prezzo per quell'intrappolamento eseguirà un ritracciamento per distributivo, ok? Oppure è un'accumulazione per continuazione, cioè che da qui eseguono questa distribuzione per poi proseguire su, ok? Ma oggi è veramente una giornata particolare, perché quel dato veramente influenzerà tantissimo la giornata fino alle 14.30, ok? Perché i volumi sono veramente molto esigui. Dopo vi faccio vedere il DAX nel macro-micro movimento e via. Mi faccio aiutare dall'indicatore che ho fatto sviluppare del time and sale in accelerazione, perché quando io vedo queste situazioni di accelerazioni di initiate trade sell, cioè entrano tantissimi contratti in short molto velocemente, ok? Però dopo l'azione del prezzo si ferma, le candele sono in delta, quindi significa che ogni candela ha la pressione del mercato, cioè la differenza tra tutti i volumi in buy e tutti i volumi in sell, ok, mi dà la colorazione della candela. Più chiara è positiva, meno chiara è negativa, quindi la pressione short. Quindi già ad occhio questa roba qua che mi fa questo ammasso di volumi là sopra, ok, mi dice che già sui massimi loro iniziano a pressare short. Lo vedo da qua, lo vedo dall'order flow, lo vedo dai micro trend, dalle candele che stanno dentro, dagli swing, cioè lo swing analyzer che mi fa capire all'interno di ogni swing come vengono tradati i volumi, vedete? Sui massimi, sui minimi, ho la price action tradata in swing, quindi so benissimo cosa sui massimi cosa vanno a tradare, ecco, vedete questa situazione qui è tutta riportata a livello swing, quindi so più o meno quanti volumi e come vengono tradati gli swing, ok? Non è sacro graal, Pietro, non è sacro graal. Però se tu ti fai un'idea long, tu sai che devi aspettare quelle condizioni di mercato che ti portano a supportare la tua idea long. Quindi vai a cercare tutte quelle informazioni per il buy, per supportarlo. Ma ovviamente se io sono in ritracciamento short, perché tu sai che la distribuzione arriva ad un certo punto che per forza di cose deve distribuire, ok? O ti metti short e aspetti che ti faccia quello che tu hai pensato, o ti fai l'intraday. Perché se tu analizzi il daily, ok? Se tu ti vai ad analizzare il daily o il 4 ore, non aspettarti poi di andare a fare l'intraday. Cioè, se io analizzo il daily, significa che io entro in trade su un'analisi daily.
E quindi non posso poi andare a guardare cosa mi fa l'intraday. Sì, lo vado a guardare per mia curiosità, ma non vado ad prendere una decisione sull'intraday, perché devo aspettare la candela day che mi formi il setup di uscita o di entrata. Ti trovi? Certo. Ecco. Per questo io non l'analisi top down la faccio addirittura dal mensile, guarda, sto sul mensile, mi faccio un attimino più o meno la mia idea di come si sono messe le candele durante il mese, vedo un attimino come sono posizionati i massimi e i minimi della parte centrale del corpo, mi sposto sul daily, ti ho detto poc'anzi, vado a vedere il ritracciamento all'interno del pivot come sta in essere, così mi faccio l'idea di come la macro distribuzione è applicata al movimento del prezzo, mi sposto al sotto time frame, mi vado a fare tutte le analisi del caso per quanto riguarda anche, diciamo, la discesa o la salita del prezzo. Infatti adesso io la metto all'ultima barra e me ne vado sui massimi e vedo un attimino come sta rapportandosi il prezzo con la discesa, capisci? Così mi vado a capire più o meno dove ci sono i punti nevralgici rispetto anche al delta profile, perché questo delta profile, che è parte dell'analisi volume profile, ti dice più o meno la massa tradata in buy, la massa tradata in sell, ok? Dove lì resta bloccata, dove la massa voleva fare un qualcosa e non l'ha fatto, ok? Adesso lui sul pivot precedente, guarda, si sta scontrando appunto sulla decisione di andare short long, molta indecisione e quindi fermi E veramente in questo è un questo 4 momento. ore, Queste no? sono 4 ore, sì, ma si vedono già, vedi? Spike Sì. in su, spike in giù, sta al centro, fermi. Sì. Ovviamente siamo anche senza cash, Sì. quindi ovviamente non è decisione da prendere. Però poi, ripeto, me ne vado nell'intraday e sicuramente vado a percepire il movimento del prezzo e quindi come potrebbe scambiare, diciamo, tutto il movimento della struttura della price action. Mi aspetto adesso un ritracciamento intorno a 4.460, 62, 63, ecco, questa è la zona che mi aspetto un ritracciamento, prima, ancora prima che venga, diciamo, le 14.30 della notizia. Potrebbe, com'è la struttura di mercato, potrebbe veramente anche testare i minimi, anche testare i minimi. Per la Ok. struttura di volume profile. E quindi diciamo questo è il mio approccio volumetrico per quanto riguarda diciamo i mercati in generale, perché questo è l'approccio. In più, come vedete sotto, c'ho sempre il VIX, perché devo capire sempre per bene dove mi trovo con la volatilità. Ok? Ok, allora Prego. ascolta, cambiamo strumento che il tempo è tiranno e Assolutamente. stiamo, se no poi andiamo un po' Sì, lunghi. Cosa volevi fare? questo qua è il Il... DAX. Due parole sul DAX, se Sì, vuoi. vai. Ok, Vai, vai. struttura DAX molto molto compatta, sempre in fase distributiva anch'essa. E ci Prendi un troviamo. grafico giornaliero, questo è un 30 minuti, Sì. prendi un giornaliero così... Il DAX, io in realtà so che sto per dire un'eresia, ma è lo strumento che guardo Lo meno so, perché lo so. è l'occhio dei popoli, secondo me. Sì, vabbè, ma guarda, sono tutti quanti più o meno nella stessa condizione, vedi? Più o meno nella stessa condizione. Stanno in quella fase distributiva dove vanno a testare proprio il pivot precedente, vedi? Vedi? Quindi questa fase distributiva deve essere ben capita e quindi è sempre la solita analisi, l'approccio volumetrico. Ovviamente in questa fase lui si trova nella parte alta A me da distributiva. vedere così sembra più difficile anche da prendere decisioni operative. Cioè così, lo Aspetta, dico molto, sì, proprio a... ma su questo time frame a 4 ore, tu devi aspettare il setup da 4 ore, ok? Mo' adesso ognuno ha il suo setup e quindi c'ha in mente, ok, se brecca quella candela vado long, se brecca la metà dell'altra candela vado short, cioè ognuno ha la sua strategia di Io da entry. vedere così... Assolutamente, questo è un punto no trade, ma questo è proprio un punto no trade, Io ok? non ci Per capirei nulla. questa fase, ma se te vai ad analizzare l'intraday, sei in una fase short, ovviamente, della price action, ed è evidente, vedi?
Cioè, tu sei da qui, sei in questa condizione, tu sei short in questa condizione, ok? Ma sei nella parte alta del canale, cioè della price action. Quindi potresti aspettare anche un ritracciamento, ma sei anche sul pivot. Quindi se tu adesso dovessi prendere una decisione in base a tutta questa confusione, perché questa è solo confusione, guardi, spike giù, spike sotto, tenuti minimi su spike che potevano eseguire una rottura grazie all'hammer, ecco, tutta sta roba ti manda in confusione, assolutamente. Però se sei un pochino sgamato, ok, te ne vai sull'intraday e vedi più o meno che cosa sta succedendo, ok? Infatti io lavoro col DAX, lavoro solo con l'intraday. Le mie decisioni le prendo solo su intraday, non lascio posizioni aperte overnight, a meno che non sono a sud, a nord di una mano. Migliorato il micro DAX come strumento? Assolutamente sì, ormai è popolato rispetto ai prezzi del grande e del mini, viaggiano tutti insieme, okay? Però sì, si lavora bene. Quindi guardate un attimino che cosa è successo ai minimi, tu dici perché, ecco, se io ho un'idea, mi sono fatto un'analisi top down e ho fatto una analisi volumetrica del composite, cioè del volume profile di lungo periodo del DAX, cioè questo, so dove potrei trovarmi, so lui è arrivato qui oggi. Infatti il minimo era 6,62, ho fatto un'operazione con l'uscita a 6,62 precisa, dopo ve la posso anche far vedere, e perché avevo la mia idea di dove poteva rigettare, ok? Sì. Ovviamente quando io piazzo l'uscita o l'entrata, io so benissimo che devo uscire a quel livello di prezzo, se va oltre io devo dire solo grazie mercato, ok? Cioè io metto un'operazione da 20 punti, ok? Se poi a 20 punti io esco e il mercato me ne fa altri 50, non mi deve interessare. Quella era la mia idea del trade. Quella era la parte sicura della mia idea del trade e lì dovevo uscire, ok? Tu entri con uno o entri con due di solito? Dipende dall'operazione. Dipende dallo spazio che mi dà il volume profile intraday, ok? Ok. Ci sono molti fattori, cioè molti, ci sono un po' di fattori da valutare se un'operazione è meno rischiosa o più rischiosa, perché se mi trovo al ridosso del top, scusami, mi sono espresso male, sarebbe meglio due, una in uscita e un'altra break even per continuazione. Il secondo bisognerebbe portarlo quanto prima a break even e poi lasciarlo andare. Ok, ma se io guardo, analizzo per bene come attendo, a parte ci stava... No, perché se io entro con due, metti caso che arriva a target col primo, il secondo lo lascia andare, lo lascia break even, a me becca il break even. Assolutamente. Guardate il DAX come si è comportato, dalle 9 di stamattina. Scendeva, piazzavano liquidità permanente, ok? Liquidità permanente nel book significa che entravano con gli ordini passivi e non li toglievano, ok? Ciò vuol dire che o questo poteva essere un grande supporto per reverse quale si è rivelato, ok? Oppure questa liquidità poteva alimentare uno short da andare ancora più giù, perché quello che si vende deve essere comprato per scegliere. Quelle sono le 9.45, quello sì, 9.45, okay. Esattamente. Da qui hanno tenuto e guarda che cosa hanno fatto nello swing che hanno tenuto, guardate bene, i più grandi sono i volumi e il delta degli swing più grandi. I piccolini sono tutti i micro swing che stanno all'interno. Fateci caso bene cosa è successo qua, ok? Si è dimezzato tutto. A un certo punto però, quelli che scendevano compravano fortemente. Nel micro sto parlando, ok? Nel micro si comprava fortemente. Se tu fossi entrato qua, ok, il tuo primo target doveva essere questo per distribuzione. Capisci cosa ti voglio dire? Uh-huh. Il volume profile mi dice benissimo, a parte la condizione era diversa, il POC era situato in un'altra parte, la distribuzione sopra era diversa. Quindi, perciò dico, se tu fai un'analisi dettagliata del volume profile, sai bene se puoi uscire o non uscire, capisci? C'hai tante informazioni a supporto che ti portano a prendere la decisione giusta, però diciamo che il long qua si era materializzato in tre o quattro informazioni. Guarda, la pressione in velocità, initiative short, eccola, al secondo pullback non c'era più. Quando si inizializza uno short,
i pullback dopo sono shortati, non sono comprati. Ok. Cioè, se tu inizi un'azione short, il pullback deve essere, no, sì, comprato, ovviamente, ma non in volumi, per volatilità viene comprato, ma dopo l'azione dello short devi proseguire, certo. Capisci? Quindi lì si sono girati. E lì, qui si sono girati perché, guarda bene, i volumi in short sono andati via. Okay. Ti ricordi l'indicatore, no? Sì, 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 sì. Ecco. Questo qua è su base esponenziale, come quello là che ci sta in T3, dopo lo facciamo vedere. Ma cosa è successo? Che i long iniziano ad entrare. C'è chi mollava e chi entrava. È normale che dopo lo sbilanciamento si trova in una sola direzione. I pesi, se li metti tutti a destra, la bilancia pende a destra. Se metti a sinistra, vanno a sinistra. È quello che è successo qui. Quindi se tu qui quantomeno avevi l'idea dello short, vedendo queste informazioni, quantomeno non shortavi, non ti acchiappavi lo stop. Cioè, capisci cosa ti voglio dire? Uh-huh. E così tu inizi a filtrare le informazioni. Quindi, da un trader che prima aveva la clickite da 30 trade al giorno, già avendo queste informazioni, tu filtri. Quindi da 20 può essere che ne passi a 10. Inizia a filtrare ancora perché quella informazione non ti piace e alla fine arrivi alla tua strategia ottimale avendo il tuo setup. Capisci? Okay. Sì. Questa è la cosa fondamentale per chi legge volumi e quant'altro, ecco. Poi lo swing analyzer mi aiuta tantissimo appunto per capire un attimo forza e direzionalità se si trovano, accompagnano, diciamo, il trend. Allora, facciamo un attimo di ordine, cioè di organizzazione dei prossimi minuti. Allora, perfetto. Io ti chiedo, nel frattempo, visto che so che devi switchare, il Bund non ce l'hai su quella schermata, ma che ce l'hai un altro. So, cioè, lo devo mettere, eh? Se lo metto ce l'ho. Dopo. Oh, okay. Allora, ti chiedo di intanto switchare sul Bund, io intanto prendo la condivisione. Okay. Ti chiedo di switchare sul Bund e poi dopo passerei alle azioni. Nel frattempo io ricordo che il nostro Luigi Pangia, come ogni altro relatore WeBank, ha una sua pagina dedicata. Chiedo, non l'ho salutato oggi, il buon Stefano Bargiacchi, mi dispiace, speriamo che non sia lo bicuo, Stefano Bargiacchi, non l'ho salutato, eccolo lì. chiedo intanto a Stefano se può dare anche in chat il canale di Telegram di Luigi, in modo tale che, siccome tu lo aggiorni, no Luigi, aspetta un attimo, tolgo la condizione. Sì, assolutamente, anche stamattina lo aggiorni, quindi tutte queste cose che lui ci ha spiegato oggi vengono continuamente aggiornate sul suo canale Telegram, quindi se siete incuriositi per capire sempre un po' di più, perché comunque non è che sono proprio cose intuitivissime, soprattutto se uno le sente per la prima volta. Se uno le sente per la prima volta sono proprio difficili, però c'è bisogno di tempo per maturarle, per risentirle, per viverle, diciamo. Assolutamente. Quindi chiedo a Stefano se può mettere sulla chat di YouTube anche il canale Telegram di Luigi, così potete seguirlo direttamente da lì. E mi ero dimenticato prima di dire Luigi... faccio prima. Dicevi? No, ho fatto una cosa lì. Ah, la sua pagina dedicata, ma vedo che qua andiamo un po' lenti, su WeBank. Eccolo qua, nella pagina Eventi e Corsi Conosci gli Esperti ci sono ovviamente i canali di Luigi, come quello che abbiamo fatto mettere anche, che Stefano ci ha messo anche sulla chat di YouTube, ma c'è anche la pagina di YouTube di Luigi stesso, vari contatti con cui potete scrivergli direttamente, oltre che tutto la playlist degli eventi, dei webinar che abbiamo fatto insieme. Sono andato anche a prendere l'indicatore che adesso andiamo a scoprire, perché tu lo usi sull'azionario, sia sull'azionario che sugli indici. Andate su, se siete interessati, adesso magari lo spieghiamo una volta di più e lo spieghiamo meglio, se chi fosse interessato a questo indicatore da poter mettere sulla T3, sì, il sito è ProReal Code, si fa una ricerca, il nome è questo. Ok, Dual Volume Divergence Index,
lo potete prendere da qui e copiate e incollate il codice sulla T3 in modo tale da averlo. Poi magari adesso andiamo ad analizzare i titoli azionari e magari lo spieghiamo una volta di più. Ricordiamo che chi ci permette di essere qui è WeBank, canale digital di Banco BPM, terzo gruppo bancario italiano. Il conto corrente è completo, mutui, investimenti, trading, finanziamenti, tutto quello che può offrirvi una banca. Oltre che il conto corrente c'è un dossier titoli per il vostro trading e i vostri investimenti e c'è anche la piattaforma di trading T3 che andremo a scoprire. Il conto costa unicamente 2 euro al mese. Per i nuovi clienti c'è la possibilità di avere 100 euro di bonus commissionale e la piattaforma gratuita per il momento fino a metà dell'anno prossimo, ma se mi chiamate possiamo vedere anche se ci sono le condizioni per estendere questo periodo. Come si fa per aprire il conto se siete interessati? Si va alla pagina appunto di apertura al conto, vi chiederà i vostri dati, dove c'è il codice convenzione webinar 22, dove c'è il codice promotore 90019. Il codice promotore più importante ovviamente del codice convenzione vi serve non solo per la piattaforma, non solo per l'assistenza nell'installare la piattaforma, per aprire il conto, non solo per delle personalizzazioni per quanto riguarda le condizioni di trading in base al vostro stile di operatività, ma avete un'assistenza continua per quanto riguarda la vostra attività di trading. So che così non si vede, quindi li vado a riprendere sulla slide. Codice promotore 90019, codice convenzione webinar 22. Il numero è sempre lo stesso, potete scrivermi su WhatsApp o potete chiamarmi al 347-9196-884, mail pietro.froio@promotori.bancobpm.it. Se siete già clienti WeBank ma non la utilizzate per fare trading, se avete solo il conto corrente di WeBank ma non avete il dossier titoli, chiamatemi che vediamo cosa riesco a fare per voi. Ricordo che se volete provare la demo della piattaforma si va su www.webank.it e si clicca su prova la piattaforma. C'è anche la versione di Java con cui siamo sicuri che la piattaforma funzioni. Si va su prova la piattaforma, c'è il form da compilare. Attenzione, fate la richiesta di provare la piattaforma solo quando avete tempo. Avete tutto il tempo per provarla con tranquillità, perché vi chiederà il numero di cellulare e vi manderà un SMS col codice di controllo, quindi si può fare solo una volta, quindi io consiglio di farlo solo quando avete tempo per studiarvela. Poi magari fatemi uno squillo che vi posso dare qualche consiglio insomma su come muovervi a riguardo. Stavo dimenticando che il nostro Luigi è anche formatore di Globans insieme a Marco Doni. Marco Doni si vede spesso su classe CNBC, è molto conosciuto opzionista, ha diversi corsi e quindi lui, eccolo qua Marco Doni, ci sono anche all'interno dei corsi c'è anche il corso di Volume Profiles, oltre a già i contatti che abbiamo di Luigi che ci ha dato, potete anche approfondire il discorso sul trading volumetrico da qui, giusto Luigi? Assolutamente sì. Ok, allora io volevo passare, non mi ricordo, sto dimenticando qualcosa. Io passerò Bund lo facciamo velocemente e poi ci concentriamo sull'azionario. Sì, grazie Anselmo, ciao a tutti tranne a Pietro, grazie. chi è il nostro Anselmo? Ma mi faccio voler bene, mi faccio voler bene. Grande Anselmo. allora. Sì, dai, switcha sul Bund che poi dopo abbiamo anche i titoli da fare, c'è un sacco di roba. Eccolo qua. Ok, che ci dice il Bund? Perfetto. Il Bund è una bella posizione, questo è un classico spartiacque. Adesso bisogna capire se lui va sopra per macro distribuzione up o macro distribuzione down, ok? Sicuramente zona, ancora purtroppo zona no trade, attendiamo il nostro livello che potrebbe essere il 171,23, ok? E capire se nella fase di mantenimento supporto, ok,
potrebbe tenere e quindi riandarsene in distribuzione ampia. Ma sicuramente se io dovessi, io personalmente, se dovessi entrare long su un time frame daily o quant'altro, aspetterei il break di questo livello, cioè aspetterei il 171,85-90, ecco questa zona qua di questo massimo, perché potrebbe essere un rientro distributivo. Ok? Se uno, cioè se un trader volesse azzardare un'entrata long, quantomeno deve aspettare il break del 171,62. Però attenzione, stiamo in price action down, ok? Nessun pullback ha rotto il massimo del pivot precedente, ok? Se il long dovesse essere preso in qualsiasi time frame, quantomeno non andiamo di fretta, signori trader, non andiamo di fretta, perché è la fretta che ci porta a sbagliare, perché veramente è così evidente quello che potrebbe succedere che anticipare l'entrata è quasi uno stop sicuro. Se tu aspetti, se tu trader aspetti il break del pivot precedente, la struttura di price action va a cambiare. Allora il pullback ti può sicuramente, attraverso le altre informazioni a supporto di swing, di delta, di volumi, di book, di tutto quello che volete voi, ma sicuramente il punto pullback, quando rotta la price action, vi deve restituire il buy. Altrimenti è evidente che filtrate il trade. Ovviamente parlo per questo time frame. Nell'intraday è la stessa cosa, ma rapportato ai movimenti micro, come ho fatto vedere prima nel DAX. Quindi si va ad analizzare il micro movimento e nel micro movimento si vanno ad analizzare tutte quelle informazioni a supporto per la nostra idea di trade. Quindi long da 171,23, come ho detto prima, o meglio, per meglio dire, al sicuro sopra i 171,85, hazard 171,60, ok? Altrimenti si rivà in distribuzione down. Questo sarebbe il movimento, ok? Questo movimento non va preso, perché qui c'è una zona di continuazione che potrebbe essere rigettata in qualunque momento, perché è fase distributiva di una macro distribuzione. Quindi tu sei al centro del casino in questo momento. Quindi nel casino è meglio starne fuori, perché il prezzo va su e giù con volatilità alta e potresti fraintendere il pullback dalla continuazione dello short, come te lo sta facendo capire. Mai pivot rotto. Quindi vuoi tentare il controtrend? Ma è una scommessa al 50%. Ok? Cioè, quello che ti voglio dire, tu vuoi andare long? Vai al 50% in questa situazione. A meno che nell'intraday, ovviamente, vai a valutare quello che potrebbe essere un ritracciamento. Poi non so se il traders vuole entrare in scalp, ha una zona che potrebbe dargli tre tick, 2 o 3 punti, ok? Quindi diciamo che se lui adesso rompesse il 171,54, io potrei tentare un long quantomeno al 171,66, ok? Anche perché i minimi sono stati assolutamente respinti, e lo vedi già, e quindi il suo ritracciamento, ok, potremmo vedere come nel micro va a, diciamo, va a scambiare il long. Già vediamo che i volumi in buy hanno crossato i volumi in sell, però c'è un però. Lo spread tra i volumi in buy e i volumi in sell è piccolissimo. Ciò vuol dire che c'è combattimento, anche se il delta da negativo è passato positivo, loro entrano insieme. Ok? Entrano 100, rispondono 101. Si equivalgono. Comprano 120, la responsive è di 122 ad esempio, quindi stanno lì, timono il tick up, il tick down, ma con la stessa quantità di volumi, e Sì, questa è c'è manipolazione, equilibrio di c'è forze equilibrio, praticamente. capito? E quindi da lì, in questa condizione, si vede ad occhio nudo che sei in una zona di continuazione e quindi off limits. Ok. Questa è la mia idea di bund, ecco. Bene, allora andiamo, ci spostiamo su azionario. Occhio che ti sto rubando la Ah, condivisione. guarda, io sono pronto. Sì, no, 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 ma volevo fare una cosa. La prima domanda, visto che mi è Assolutamente. arrivata prima
dell'inizio del webinar. E poi ci sono anche delle cose interessanti. Una dei tuoi è di analizzare il tuo cavallo di battaglia. Io questa trend line su Eni. Okay. Mi hai rubato lo schermo, non l'ho fatto. Sì, sì, sono andato direttamente su. Ho trovato la condivisione. Sono andato direttamente su Eni perché comunque volevo. C'è una cosa che c'è una trend line che io ce l'ho qui dal 2020, no? Sì. Questa trend line è qui dal 2020, il prezzo è sempre stato qui, no? Cioè è da inizio 2021 che abbiamo fatto così, siamo qui, e finalmente, no? E poi è anche abbastanza tecnica la cosa, perché c'è chiusura, pullback, e questo è da libro di analisi tecnica proprio da giocare. Perdonami, che strumento è questo? Eni. Ah, Eni, scusami. Questo è dal libro di John Murphy, rottura con chiusura, pullback e cose. Te la lascio a te, sta roba. Sì, sì. No, vabbè, adesso... Poi dopo... No, ma è per far vedere. Poi dopo l'approccio volumetrico lo vediamo tra un attimo. No, ma non solo volumetrico. Le candele sono sterili, Pietro. Le candele sono sterili. No, ho capito che le candele sono sterili. Però era solo per far vedere un attimo come la situazione, se uno se la trova davanti in questo modo, certo, secondo certo, me comunque... Certo. E poi ce n'è un'altra che dopo vorrei andare a vedere, quindi te la metto subito, che è Moncler. Che Moncler, così da vedere, sembra debole, ma secondo me, se scende ancora un po'... Vediamo. Deve farmi un altro minimo però, Poi magari... Dopo lo vediamo anche andiamo a vedere, deve farmi un altro minimo. Qua c'è la 200. Secondo me è una roba che può diventare interessante. Quindi abbiamo... Ammazza, Eni... E Moncler, prendi la condivisione e andiamo a vedere anche il tuo setup velocemente, lo ridiciamo, il tuo setup sull'azionario. Assolutamente, dove sei? Eccolo qua. Ok. Allora, il mio setup sull'azionario è simile a quello degli indici, ovviamente, che ho su Ninja, ma con l'azionario... Siccome io vado di lungo periodo sull'azionario, non ci faccio quasi mai intraday, okay. Poi dopo vi aggiorno anche delle mie posizioni perché ci siamo lasciati prima dell'estate con Leonardo ed Eni, ed io ho questi livelli qua. Okay. Questo è il lungo periodo di Eni. Covid lo vediamo qua, in questa zona qui, sta ancora a recuperare il Covid, la nostra Eni, mentre il nostro indice ha fatto anche 27.000, finalmente lascia la sua distribuzione. Nella parte superiore praticamente non è stata scambiata. Aspetta, ci arriviamo. Con calma. Notate bene che cosa ha fatto lo strumento. Nel momento in cui lui ha lateralizzato, ok, ha formato il laterale, guardate il laterale come è stato scambiato. Guardate, nell'ultima fase finale del laterale, dove in versione ci doveva essere, ok, tutto è stato scambiato up. E precisamente dal rientro, ok, dalla fase short fino alla fase long, sto parlando di questo swing, vedete? Ok, lo stesso indicatore... che ho in Ninja, ce l'abbiamo qua sopra, quello che diceva prima Pietro, guardate già nella fase discendente, guardate proprio qui, i volumi in buy iniziavano ad entrare. Mm-hmm. Questo io analizzo tantissimo, chicchetta, io uso questa indicazione per prendere decisione di trade, non solo di questa, ma questa per me è una che deve stare, altrimenti no trade. Che cosa è successo in questa fase? In questa fase stiamo analizzando un giornaliero. In questa fase il laterale ha costruito il suo supporto, ha costruito la sua distribuzione che al momento è stata breccata. A questo punto io mi aspetto solo una fase di laterale ai massimi che sta eseguendo Eni, cioè qui a noi al 10,97. Nel momento in cui Eni lascia l'11
e 16, precisamente sono livelli precisi questi, Sì. per me, secondo la mia idea, il Sì. momento in cui lui lascia l'11 e 16, si va direttamente a 11,85, da 11,42 a 11,86, livelli precisi, Sì. questa deve essere fatta in una giornata. Non so quale giornata arriverà, quando arriverà il prezzo qui, ma in una giornata il prezzo mi deve fare questo movimento, 11,40, 11,83, per arrivare, spero, a fine anno a toccare la zona Covid, ok? Sì. Nel momento in cui toccherà zona Covid, attenderò personalmente la fase laterale per decidere se chiudere la posizione Va, Eni, ammettiamo il conflitto di interesse. È che vero, ce attualmente l'hai in la portafoglio. posizione è questa qui, ok? Quindi il mio, diciamo, scusatemi, il mio target è tecnicamente il 13, dovrebbe essere intorno al 13, perché nel momento in cui Eni tocca la sua base distributiva up, ok? Dobbiamo capire l'America come si comporta, perché è così, oltre al petrolio, ovviamente. Certo. Io sono fiducioso, onestamente parlando, anche perché ha chiuso da poco un progetto in Angola, Sì. la Eni, veramente importante, poi comunque sta curando tutta la parte green, cioè i PNRR comunque daranno il loro apporto alle nostre aziende, quello che sarà, dove verrà investito, però diciamo che io sono fiducioso che entro la fine dell'anno il 13 lo vorrei vedere. Io vorrei chiudere questa posizione per fine anno, ecco. Senti un po', Prego. una chiusura settimanale su questi livelli. Vado a vedere, metto il settimanale. Che sono più alti di tutti i massimi raggiunti Sì, precedentemente, no? ce li abbiamo qui. Eccolo Esatto. qua. Potrebbe dare quell'impulso che tu di cui hai appena parlato? No, guarda, io in questo momento sono fiducioso del fatto che lui mi ha lasciato il supporto dietro, capito? E la spike che ha fatto ieri e oggi, e sono due spike importanti, cioè stiamo parlando di due spike in buy che ti hanno staccato il supporto, non stiamo parlando che ha corteggiato il supporto, l'ha liftato come si suol dire, ok? Quindi io mi aspetto che questo break, e si vede, guarda, esce con la testa fuori, vedi? Eccolo qua. Quella di oggi esce veramente in testa fuori, si sta immettendo al recupero Covid. E qui abbiamo il Covid, ok? Da qui parte proprio lo short dove si incrociano le medie, ecco, che poi sarebbe io il mio 14, 13, 14 che vorrei vedere, ecco. Vediamo e sono fiducioso sia per Leonardo, perché poi Leonardo ed Eni viaggiano con la È più stessa maniera. debole però, No, sì, no, dico, come grafico, si stanno lì, cioè stanno allo stesso range di distanza, capito? Il grafico è uguale rispetto a, che ti posso dire, in generale, prendi un generale, dal minimo Covid, se ha spazzato via il Covid, l'ha oltrepassato, adesso farà anche la fusione, non so con chi, chissà dove arriverà. c'è la IPO in America. La Chiara Ferragni Sì. si è associato con quell'altro, cioè tutto va bene, tutto va bene, ok? Non dimentichiamo che scusatemi, che Leonardo c'ha in stand-by la IPO, In America. la DRS in America, e quello sarà un'altra spike buy. Se vi ricordate, quando fu annunciata, Leonardo schizzò, poi causa Covid e altri fattori amministrativi, per prezzo non raggiunto, roba del genere, hanno lasciato in stand-by la quotazione, la IPO. Quindi tutte queste cose, tutto questo mix, e parlo per le mie posizioni, in questo caso di Leonardo ed Eni, penso che arriveranno ai target
medio e lungo termine arriveranno ai target, chi 13, chi 14, ma quello è. Ma il primo che voglio vedere è l'1185, arrivare all'1185 quanto più velocemente, assolutamente. E via. Per questo è per quello che riguarda Eni. Poi dicevi Pietro? Moncler. Moncler, il... ce l'abbiamo dove? Moncler, eccolo qua. Via. Ok. La distribuzione di oggi, bruttissima, non mi piace. È short? O è long? Vediamo. Settimanale, mettiamo qua sopra, lo mettiamo daily. Ok, io non farei nulla. Io attenderei... No, io prima ho detto mi deve fare un altro minimo. Sì, guarda, è in fase distributiva. Più basso. Vedi? È in fase distributiva. Il suo istogramma maggiore, aspetta, lo diciamo con precisione senza che ci inventiamo niente, okay? Arriva a 52,16. Il suo primo supporto da toccare e tenerlo. 52,16 è il primo supporto da toccare. Lo short è iniziato per bene, vedi? Adesso stanno in controlling, in control ci stanno gli short, vedi? Ci stanno gli short in control. Anche se il delta e la fase short sta rientrando, però se non si allineano i pianeti, il suo laterale è ancora short, assolutamente. Quindi me ne terrei fuori da sta roba per adesso, assolutamente, assolutamente. Aspetterei il 52,16, come ho detto, e lì valutare se l'intraday, l'intraday potrebbe anche far capire qualcosa in più. Giustamente Nicola ricorda che il 20 viene staccato il dividendo Eni, quindi un pullback ci potrebbe stare. E mi starebbe pure bene, Nicola, perché andrebbe a toccare il supporto per testarlo e poi ripartire. Mi starebbe pure bene. L'importante è che non mi rientri in distribuzione sotto... diciamo sotto la sua distribuzione che ha firmato il supporto, quindi da lì io mi tratterrei veramente up, ma veramente up, quindi quell'operazione l'hai aperta, lo so. quindi sicuramente, diciamo, attendiamo questa evoluzione. Quindi Moncler 52,60 sicuramente, 52,16. Ok, yeah. E ultimo, a meno che tu non abbia qualcos'altro, Biper Banca, eccola qui. Vediamo dove si trova. Questo potrebbe essere una buona fase long, però sta rientrando. Se il prezzo intraday, se mi parli intraday... No. Ah, di lungo, tu dici? Breve medio, dai. Guarda, non è per analisi, a me non mi piacciono queste cose, però è così, ok? Questa roba così significa che tu ti trovi al centro distributivo, mettiti su una piramide e mettici una pallina. Tu sai dove cadrà? E questa è la stessa cosa, uguale, identica. Non mi devo far condizionare solo perché rientra un qualcosa poi qui. Non è in una zona di setup da prendere in considerazione, assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che no, Moncler no, anche se c'ha forza... Ma questo c'ha... è Biber. Scusami Biber, anche se c'è qualcosa nell'aria... che non so se qualche accordo o quant'altro, però non valuterei la notizia. Non ti convince? No, assolutamente, questa è una posizione non trade per me. Questa è un'altra che non la scarterei a priori. Voglio vedere i generali. Carico un attimo generali. Certo. Generali, eccolo qua, e via. Vedi? Vedi quando lascia, vedi cosa ti volevo dire prima. Guarda quando lasciano il supporto per bene. Te lo staccano proprio, vedi? Te lo staccano. Quindi vediamo un attimino se generali ti arriva a quest'altro supporto. Aspetta un attimo, vediamo questo prezzo, bruttissimo. È un long che sicuramente 18 e 14. Vediamo se il 18 e 14 nei prossimi giorni ci arriverà, ok? Anche perché vedo qualcosa qui. C'è un gap qua, non sapevo. Che finisce a 18 e 33. Però diciamo, io come primo target per un long generale, anche perché se esce la notizia dell'accordo, questo farà una spike long, fa paura, ok? Ma il generale generale una spike long? Cioè se nel giorno della notizia
dell'accordo e arriva questa fusione, una spike che ti potrebbe arrivare al 18-12 potrebbe pure stare. Capito? Questo è quello che voglio dire. Sì, no, nel senso che non è che è un titolo che è abituato a sti movimentoni, nel senso... No, ma io non dico in un giorno, eh. In no, un no. giorno una spike long sicuramente, ma dobbiamo vedere nei prossimi giorni questo livello del 12, del 18 e 10 come andrà a essere testato, capito? Quindi la cosa è molto, 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 molto appetitosa in questo momento, anche perché dal suo rientro, guarda, guarda bene sta cosa, dal suo rientro short, ok? I movimenti non sono andati, anche i ritracciamenti non sono mai andati a tradare il sell, capito? Domina il buy volume, quindi la mia idea di trade assolutamente non è short, se la vogliamo mettere in modo general, capito? Quindi, ovviamente no. No short. Le medie sono tutte incrociate all'insù, il buy regna, un piccolo ritracciamento e poi vediamo come lascia il suo, diciamo, il suo massimo di questo laterale. Ovviamente abbiamo questa mini resistenza qua, ma ripeto, il mio target per generale, se dovessi dare un livello, è sicuramente... Dai, ma sul mercato italiano c'è qualcosa che ha più spazio? Diciamo. Assolutamente sì, assolutamente. E per questo sono fiducioso, perché io penso che gli investitori a queste cose ci fanno caso. Cioè che ci sta parecchia roba squilibrata rispetto al mercato mondiale, capisci? Certo. Dovranno credere in qualcosa, no? Non dico solo gli stranieri, gli investitori stranieri, ma ricordiamo anche, che stasera anche c'è carriere. Anche l'evento di Apple, quindi occhio Apple che potrebbe... No, cioè, bisogna sempre ricordare che Apple è il titolo che produce più utili di tutto il mondo, quindi occhio Apple stasera che... sì sì assolutamente va bene, quindi that's it. Va bene, allora riprendiamo la condivisione e prima di salutare Luigi che ricordiamo che troviamo su Globans, ma abbiamo messo anche poco fa sulla chat di YouTube anche la sua pagina Telegram, così possiamo, fai su Telegram, fai anche azioni di tanto in tanto? Sì, sì, inizierò, rimetterò in piedi il canale come si deve con l'azionario, assolutamente sì. Molto bene. Assolutamente sì. E se no, se volete ulteriori contatti con Luigi, siete interessati a questo tipo di approccio, andate su Eventi e Corsi di WeBank, pagina dei relatori, e trovate tutti i contatti di Luigi Pangia. Se volete provare la piattaforma T3, se volete maggiori informazioni sulla demo, sul conto di WeBank, sulle condizioni di trading che posso farvi, il numero è il 347-919684, anche su WhatsApp, se no una mail a pietro.froio@promotori.bancobpm.it. Vi ricordo che il codice promotore è 90019, il codice convenzione è webinar22. Tolgo la condivisione per salutare il nostro onnipotente Stefano Bargiacchi. Andiamo, grazie. E fai sto miracolo. Visto? Per ringraziare Luigi Pangia, che ritroveremo sicuramente nel prossimo mese. Grazie, grazie, buona giornata, buon trading e trade safe.